E anche per noi sono iniziate le vacanze. Destinazione Croazia, isola di Pag. Poi vedremo quando arriviamo. Siamo partiti stamattina, che è domenica. Dobbiamo arrivare in campeggio. Abbiamo la piazzola libera da domani pomeriggio, da lunedì. Non avevo voglia di fare troppi chilometri, quindi ho detto ci facciamo una tappa intermedia. Infatti siamo qua in Slovenia, in questa area sosta camper. È proprio sulla strada. Siamo appena arrivati. Sono le 4 del pomeriggio, c'è un bel sole. I roulotte ci sono 40 gradi, però c'è una bella arietta. Secondo me stasera si può dormire. Almeno lo speriamo. Quindi in attesa di arrivare in campeggio e di farvi vedere un po' tutto, magari facciamo un giro in questa area di sosta. Ecco qua, Pension Patrick, Caffè Bar Tennis Fitness, e fa anche da area sosta camper. Vedi? Vedete qua, camper, Stellplatz a sinistra. E quindi adesso rapida panoramica dell'area sosta camper. Fanno anche servizio di pensione. Infatti là sopra c'è la pensione, qua c'è carico e scarico dell'acqua, adesso c'è un mega super camper camion. Questa è la zona di scarico e carico, l'area camper di là, ma noi andiamo prima a vedere i bagni e docce. WC e una doccia, lavandino. Qui raggiungiamo l'area sosta camper. A dire la verità ce ne sono due, dove siamo noi qua e dall'altra parte di là, dove siamo noi 10 stalli, mentre di là 12. Noi ci siamo messi qua, è tutto completamente al sole, c'è caldo, ma c'è una bella arietta calda, secondo me stasera che sta bene. Tutto compreso, a parte la luce se si vuole pagare a parte, solo sosta con possibilità di carico, scarico, docce, WC, 20 euro più tasse di soggiorno, mi ha speso 23 euro, se si vuole la corrente più 5 euro, 16 ampere. C'è un piccolo bar per una sosta di una notte, direi che ci sta. Buongiorno, lunedì mattina, sono circa le 7:30, adesso colazione e poi gli ultimi 250 km e arriviamo in campeggio in Croazia sull'isola di Pag. Stanotte abbiamo dormito veramente al fresco, il vento si è fermato ma è iniziato a esserci umido e ci siamo dovuti coprire, c'era quasi freddo, infatti ci sono tutte le goccioline sulla macchina. L'importante comunque era riposarsi e ci siamo riposati. Quindi adesso direi che è ora di iniziare la vacanza vera e propria con gli ultimi 250 km. E ci vediamo direttamente in campeggio nel prossimo video.